Eusebio, Tolomeo, Plotino, Strabone, Virgilio, Plinio, Mela, Pico della Mirandola, Marsilio, Ficino, il Fracastoro e così via, in una successione vertiginosa. Si è discusso su queste postille per stabilire se siano di mano del Tasso o se almeno il Tasso le abbia verificate. Si è anche stati in dubbio se considerarle come vere e proprie citazioni di fonti o invece generiche indicazioni introdotte per dimostrare la vastità del sapere del poeta. Una situazione per più aspetti quindi abbastanza incerta e confusa. Ciò nonostante, proprio dalle postille partirò per la mia analisi, preciso peraltro che non mi sono limitata alle loro indicazioni, ma indipendentemente da esse ho esaminato per intero anche alcuni libri. Mi concentrerò sui vari richiami ad Ambrogio, anzitutto per stabilirne la pertinenza e l'esattezza, e in secondo luogo tenterò di capire quale significato possa avere nel mondo creato la presenza di Ambrogio, soprattutto rispetto a quella di Basilio, il cui nome, come ho ricordato, è richiamato nei marginalia con grande frequenza, talora insieme con quello di Ambrogio, ma più spesso da solo. Il tutto è complicato dal fatto che, come è noto, l'Hexameron d'Ambrogio dipende strettamente da quello di Basilio, al punto tale che taluni aspetti oscuri del testo ambrosiano si chiariscono con l'aiuto di quello basiliano. Il che non significa che si neghino ad Ambrogio elementi di originalità sui quali tornerò più avanti. E a rendere ancora più difficile la situazione si aggiunga che il Tasso sembra non conoscesse Basilio nell'originale greco, ma attraverso la mediazione di qualche traduzione latina a lui contemporanea. Date queste premesse, è evidente che quando nelle postille di P appare contemporaneamente il riferimento ad Ambrogio e Basilio, i casi in cui i testi dei due autori sono fra di loro totalmente sovrapponibili non saranno presi in considerazione, perché nulla ci dicono sull'influenza specifica di Ambrogio. Ho eliminato quindi preliminarmente una serie di richiami di questo genere che sono accolti invece nelle note di commento del Petrocchi e non vi tedierò col loro elenco. Mi soffermerò invece solo su passi che consentano di isolare nel testo del mondo creato elementi presenti unicamente in Ambrogio e non in Basilio. Si può trattare anzitutto di intere parti del testo del mondo creato, e sono gli esempi elencati al punto 2, presenti soltanto in Ambrogio. Illustrerò in particolare l'esempio indicato come C. Oppure si tratta di casi, e ne ho individuati una trentina, ma ne sottoporrò soltanto uno come esempio, e sono indicati nel foglio distribuito ai punti 4 e 5, in cui il Tasso sembra avere contemporaneamente tenuto presenti entrambi i modelli, che però si differenziano per qualche aspetto, riprendendo dei tratti ora dall'uno ora dall'altro, il che può consentirci di scorgere che cosa di Ambrogio lo colpisca in modo particolare rispetto a Basilio. Dati i limiti di tempo, mi limiterò a due soli esempi per illustrare queste due differenti situazioni, rinviando alla documentazione molto più abbondante che apparirà nella versione scritta. E ora siamo al punto elencato come 3. Uno dei casi in cui il Tasso riprende un tema presente in Ambrogio e non in Basilio. Il passo in questione è inserito in un contesto in cui si celebra la forza dell'amore materno negli animali, dal cui comportamento si ricava spesso un insegnamento morale per gli uomini. Il brano sviluppa la storia narrata da Ambrogio e all'inizio di pagina 2,
riferita alla tigre che insegue disperatamente i cacciatori, i quali le hanno rapito i cuccioli. È riferita allo stratagemma cui si fa ricorso per bloccarla. I cuccioli rapiti sono destinati a essere allevati per gli spettacoli dell'arena. Secondo Plinio, che trattava già questo argomento, i cacciatori, fuggendo a cavallo, gettano a terra uno dei piccoli, così che la tigre si ferma per raccoglierlo. In Ambrogio, invece, le buttano una palla di vetro e la tigre, vedendosi in essa riflessa ma in forma rimpicciolita, crederà di aver davanti a sé il suo cucciolo e si fermerà. Nell'impossibilità di analizzare dettagliatamente i due testi, mi limiterò a pochissimi particolari. Ho trascritto, come vedete, in successione i brani del testo e di Ambrogio, evidenziando in grassetto le espressioni che nel tasso ricordano più da vicino Ambrogio e in corsivo alcune giunte del tasso che mi sembrano significative. Si noterà, e lo potrete vedere con comodo, che nel tasso taluni elementi lessicali derivano direttamente da Ambrogio. Per esempio, ai versi 604-605, come ella trova depredato e sgombro il suo covil della gradita prole, si riecheggia Ambrogio alla riga 2, ubi vacuum, rapte subulis cobile repererit. Al verso 609 il cavaliere fugge portato dal destrier corrente corrisponde ad Ambrogio, riga 3, equo vectus fugaci. Alla fine del passo del tasso, la tigre ingannata, e siamo ai versi 634-635, la cara prole e la vendetta ancora perde, così come alla fine del testo di Ambrogio, vindictam amittit et subolem, e così via, come si potrà facilmente constatare. È un meccanismo che in certi momenti rasenta la parafrasi e che si ripete anche altrove nel modo con cui il tasso riprende Ambrogio. Ma al tempo stesso egli aggiunge alcuni particolari che a mio avviso non sono privi di significato e sono segnati in corsivo. Per esempio, al verso 599, soave e dolce è la forza dell'amor materno. Al verso 601-602, la tigre che insegue è stanca e corre anelando per difendere, 603, i suoi cari parti. Al 605 i piccoli sono la gradita prole e ancora al 608 la cara preda. Il vetro della palla che inganna la tigre al 614 è detto trasparente e chiaro e l'animale, versi 619-620, quando crede di aver davanti a sé il tigrotto, il dolce parto brama raccor nel solitario calle e riportarlo alla sua fredda tana. Emerge quindi evidente nel tasso il gusto per una aggettivazione, spesso di tono carezzevole, o comunque mirata a suggerire partecipazione alle vicende e ai sentimenti degli animali, che aggiunge una certa intensità al testo di Ambrogio, che in questo caso è l'unico modello. A mio avviso, proprio questa particolare sensibilità che qui il tasso dimostra farà sì che, allorché avrà davanti a sé contemporaneamente il testo di Basilio e quello di Ambrogio che lo riprende ma non in forma identica, di fronte a quella che generalmente è la maggior asciuttezza del testo basiliano, egli faccia propri piuttosto gli elementi di quello ambrosiano, più ricco di pathos, col quale avvertirà una maggiore consonanza. Già che, come ho già accennato, se la dipendenza dell'hexameron di Ambrogio
dall'omonima opera di Basilio è ben accertata, tuttavia gli studiosi ne hanno messo in luce e valorizzato anche elementi originali. Si tratta di aggiunte e variazioni e di talune ampie rielaborazioni che specialmente là dove si celebrano e descrivono aspetti della natura si staccano dall'originale greco attraverso un linguaggio influenzato dal ricordo di Virgilio che consente ad Ambrogio, come è stato detto, di arrivare all'essenza spirituale del creato per via dell'intuizione poetica. E rispetto a Basilio è stata riconosciuta ad Ambrogio in genere anche una intensa partecipazione emotiva nell'accostarsi al testo della scrittura. Nel passo che segue al punto 4 cercherò di esemplificare brevemente questo aspetto. In questo caso, oltre a evidenziare in grassetto le espressioni che nel tasso ricordano più da vicino Ambrogio e in corsivo le aggiunte del tasso, ho sottolineato quelle parti che sono tutte comuni al tasso, ad Ambrogio e a Basilio. Siamo nella quinta giornata del mondo creato, dedicata in parte agli uccelli. Nei versi del tasso qui trascritti, l'autore tratta di alcune loro abitudini, le migrazioni, il rapporto con l'uomo, e comincia ricordando, come fanno Basilio e Ambrogio, testo sottolineato, che alcuni uccelli restano sempre in luogo, altri emigrano prima dell'inverno, verso climi più caldi. Ma il piccolo particolare del verso 832, più caldi soli, richiama Ambrogio alla riga 3, ad Calidiora, particolare che non c'è in Basilio, il quale Ambrogio, a sua volta, dapprima è vicino a Basilio, ma alle righe 2 e 3 se ne stacca completamente, introducendo il riferimento a quegli uccelli che, contrariamente agli altri, tornano in inverno nei nostri paesi per allontanarsene d'estate. Ieme redeunt estate peregrinantur a nobis, riecheggiato nel tasso ai versi 833-834. Altre ritornan pur coi freddi giorni peregrinando alla stagione estiva, dove quel peregrinando è un netto marchio di dipendenza da Ambrogio, ove ce ne fosse bisogno. Da Ambrogio, infine, il tasso seleziona due altri particolari assenti in Basilio. Siamo ai versi 835-836 che parlano del ritorno dei tordi a fine autunno. Tornano al fin d'autunno i tordi a volo nel tepido confin del verno algente. Dove ritroviamo il testo ambrosiano, righe 4-5, turdi denique autumni fine, iemis confinio se referunt. Iemis confinio, espressione ambrosiana non priva di sapore poetico, si arricchisce nel tasso di aggettivi in gioco di contrapposizione, il tepido confin del verno algente. Pure d'Ambrogio deriva il particolare delle insidie che vengono tese agli uccelli in vario modo, tasso versi 837-38, dove son tesi lor ben mille agguati nell'inospite terra, da confrontare con Ambrogio riga 5, quibus nos inospitali immanitate molimur insidias. Infine, il tasso non si lascia sfuggire la bella metafora finale di Ambrogio riga 7 sul ritorno della cicogna che segna il ritorno, il riapparire della primavera. Anzi, reditus cicogne vexillum veris attollit, innalza il vessillo della primavera,
Il tutto è ripreso dal tasso con leggera variazione ai versi 842-43 e la cicogna ritornando innalza la primavera le sue verdi insegne, dove è la primavera stessa che alza il suo vessillo. Nei versi seguenti, 844-50, il Tasso conserva della descrizione di Basilio Ambrogio i dati sottolineati che si riferiscono al fatto che alcuni uccelli accettano di abitare nelle medesime dimore degli uomini, mentre altri preferiscono i luoghi solitari. Per quanto poi riguarda il contatto diretto fisico con l'uomo, mentre Basilio afferma che semplicemente che alcuni uccelli non diventano domestici perché non sopportano la molestia della mano umana che li accarezza, Ambrogio, alle righe 7-8, al contrario, insiste su quanti ad manum se subiciunt et mense ad suescunt tactuque mulcentur. Si sottomettono alla mano dell'uomo, si abituano alla sua mensa, si dilettano del suo contatto, delle sue carezze. Ed è questo che il Tasso riprende ai versi 844-46, altre son della mano ai vezzi avezze, che dolcemente le lusinga e molce, dove da notare il gioco di parole vezzi avezze, che mette in evidenza l'aspetto affettuoso e carezzevole del gesto, ampliando il suggerimento ambrosiano nell'immagine della mano che dolcemente le lusinga e molce, con vocaboli che suggeriscono un'accentuazione quasi sensuale. E anche il semplice mense ad suescunt, si abituano alla mensa dell'uomo, si trasforma nel verso 846 ed alla mensa del Signore usate e contribuisce a rendere un'idea di soggezione devota dell'animale. Rispetto a Basilio, dunque, sono sviluppati ancora una volta nella direzione di un pathos affettivo alcuni spunti che sono propri del testo di Ambrogio. Concludo. Non posso commentare il punto 5 perché sarebbe troppo lungo, ma vi chiamo subito al punto 6. Nel mondo creato, la presenza di Ambrogio non si nota là dove emergono più delicate e complesse questioni teologiche, ma si concentra in passi descrittivi come questi ora visti. Tuttavia, sarebbe riduttivo vedere in tale aspetto semplicemente un tratto che riflette la predilezione per l'ekphrasis descrittiva così tipica della letteratura tardo-antica. Come è stato osservato da alcuni studiosi, per quanto riguarda il tema della natura, i padri della Chiesa si collocano nel solco di una tradizione pagana, in particolare stoicheggiante, che li ha preceduti nel porsi alcuni problemi: provvidenzialità della natura, antropocentrismo e simili. E certo, parte di questa tradizione più antica era presente nella fittissima trama di autori di riferimento del mondo creato. Ma ciò che prevale in ambito cristiano e si è pure trasmesso al Tasso è sicuramente la consapevolezza di poter vedere rispecchiata nella grandezza della creazione la grandezza del suo creatore, come ricorda un famoso passo biblico dal libro della Sapienza: difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si conosce l'autore. Da ciò, il sentimento di meraviglia che permea l'Hexameron di Ambrogio e quello di Basilio, cui si deve la concorde esclamazione, ripresa al punto 6a, del Salmo 103:24, qua magnificata sunt opera tua, Domine, omnia in sapientia fecisti. Meraviglia che domina anche nel Tasso,
come ricorda sempre la Morace, scrivere un poema sul Genesi significava sublimare il meraviglioso nella meraviglia estatica e sacra verso il creatore e il creato. E forse le parole che meglio esprimono questo sentimento sono quelle che si trovano riprese al punto 6, che hanno funzione quasi proemiale nel sesto libro del mondo creato. Amici, adunque, a me pietoso aiuto date, vi prego, e quasi lena e spirto. E di par meco entrate in questo adorno, meraviglioso, grande, ampio teatro delle cose create, in cui mirando il magistero del Gran Padre Eterno, quasi per gradi alziam la pura mente all'invisibil suo felice regno, ove gli ultimi premi altrui riserba. Qui si coglie senza dubbio l'eco precisa di un passo di Ambrogio, che non c'è in Basilio e non è nemmeno indicato nelle postille, e lo trovate subito sotto: «Adsistite igitur mi, et ingredimini mecum in hoc magnum et admirabile totius visibilis theatrum creature». L'immagine ambrosiana dell'admirabile totius visibilis theatrum creature, che il Tasso ha fatto propria, sintetizza perfettamente e lo stupore che accompagna la descrizione del mondo creato e la sintonia con Ambrogio che egli prova. E a confermare che, come ricordato prima, il descrivere non sia puro esercizio letterario, valga ciò che il Tasso stesso teorizza nei discorsi sul poema eroico, pubblicati in quel medesimo anno, 1594, in cui si conclude il mondo creato. Lì il poeta è detto simile.